Mi interesso nella fattispecie di ufologia o di fenomeni ufologici, ma un po', diciamo, a 360 gradi di tutto quello che è il mondo dell'invisibile, ovvero delle energie, chiamiamole sottili, passatemi questo termine anche se improprio perché non sappiamo cosa sono, che comunque esistono, sono state osservate, documentate da, possiamo dire, da tantissimi anni. Come succede sempre quando si osserva un fenomeno, si cerca sempre di dare un'interpretazione del fenomeno e spesso facendo questo si compie un errore, perché il fenomeno è ciò che è semplicemente, poi siamo noi a dargli dei connotati significativi, del tipo: se vediamo un fenomeno apparizionale, la prima cosa che pensiamo o è una manifestazione del divino o è un defunto, ma è semplicemente un'immagine che compare, cioè quindi una componente luminosa fatta di luce che potrebbe avere benissime altre spiegazioni. Di questo poi ne parlerò. Però stasera io volevo affrontare un fenomeno, dicevo, più a 360 gradi, partendo anche da una cosa nuova. La cosa nuova è quella che vedete nel titolo, cioè praticamente vi parlerò di una tecnologia utilizzata per visualizzare gli oggetti che vibrano, che hanno una vibrazione. E finirò questa mia relazione facendovi intuire anche che, con anche qualche piccola prova che ho fatto, ci potrebbero essere degli sviluppi interessanti anche in ambito ufologico, perché proprio quest'anno ho avuto un'esperienza che mi ha dato questo spunto, quest'idea. Però più in senso generale, poter osservare il mondo delle vibrazioni è un po' come guardare la realtà con degli occhi nuovi, in quanto i nostri occhi sono abituati a percepire il mondo che ci circonda in base a quello che noi conosciamo attraverso i nostri occhi, la nostra capacità visiva di osservare il mondo. Quindi vediamo la luce, i colori, come li percepiamo, vediamo come la luce viene amplificata, viene assorbita a seconda del materiale che colpisce, vediamo giochi di luci, di ombre, in un certo modo nel mondo delle vibrazioni. Trasferendo questa informazione vibrazionale in un'immagine, affinché noi possiamo vederla, accade un qualcosa di diverso. Dobbiamo abituare il nostro cervello a osservare, non pensando più alle onde luminose, come le onde luminose si comportano in natura, ma a tutt'altro, perché quello che vedrete saranno vibrazioni. L'immagine, infatti, che osservate lì, che sembra una termografia, in realtà è un'immagine vibrazionale. Non è un termogramma. In genere la termografia viene utilizzata per vedere i corpi caldi, no? Quello che è più freddo è più scuro, più blu, e quello che è più caldo è più rosso. Qui abbiamo un cromatismo che va dal viola al blu, all'azzurro, al verde fino al rosso, per quei colori che il proiettore ci consente di apprezzare, perché in realtà nello schermo io ho anche altre sfumature, che rappresentano diversi livelli di vibrazione, partendo da un decimo di Hertz, un decimo di Hertz fino a un Hertz nel colore viola, poi abbiamo vibrazioni tra un Hertz e mezzo e 4 Hertz nel colore blu, e poi vibrazioni sempre crescendo fino ad arrivare a vibrazioni intorno ai 30 Hertz, che sono gli occhi. Quindi questa persona è un essere umano che sta osservando un'altra persona, il suo sguardo attentivo, il suo battere delle ciglia produce delle vibrazioni più intense all'altezza degli occhi, poi chiaramente anche intorno al naso, la bocca. Fin qua possiamo rappresentarla similmente all'immagine termografica, ma vedremo come nella realtà, osservando il mondo delle vibrazioni, si scopriranno delle cose che non vi aspettavate, che non riguardano semplicemente le vibrazioni, ma riguardano l'interazione tra il suono e la luce, che comunque sono strettamente correlati. Di questo ne parleremo tra breve, quindi in attesa che arrivi Paolo, vi auguro intanto una buona serata a tutti e poi dopo spero di non annoiarvi, perché è una relazione un po' tecnica, che però io per favorirvi non mi metterò a fare qui una cosa troppo lunga, cioè vi parlerò a voce senza leggere tutte le... perché sennò sarebbe una relazione che avevo preparato che di 2 ore... fatta un po' per chi vuole apprezzare anche gli aspetti più tecnici. Magari per gli aspetti tecnici, se qualcuno ha delle domande, dopo i nostri interventi potremo farli singolarmente,
se è una cosa che possono capire tutti lo facciamo pubblicamente, se no anche dopo in separata sede. No, spero di non annoiarvi troppo, cercherò di essere poco prolisso se ci riesco e di essere chiaro e semplice in modo che possiate seguirmi. Come dicevo, volevo presentare questa nuova tecnologia anche perché ha degli addentellati, secondo me, anche sul campo ufologico. Poi, visto che si parla di frequenze, quindi parlare di vibrazione vuol dire anche parlare di frequenze di vibrazione. Le vibrazioni non importa che faccia una precisazione tecnica, ma sappiamo tutti cosa sono, basta che pensiamo alle vibrazioni, purtroppo, che abbiamo avvertito quando ci sono stati gli sciami sismici, no? Io per esempio in Emilia Romagna li ho avvertiti, quindi so benissimo cosa sono, ma le vibrazioni possono essere di varia natura, possono essere vibrazioni anche intensive, a tratti, oppure vibrazioni continue, di diversa natura. Queste sono un po' le caratteristiche tecniche che poi trovate anche, si fa una ricerca su internet, quindi non è molto importante, giusto per farvi capire che ci sono vibrazioni che possono essere periodiche, regolari o anche periodiche irregolari, cioè sono vari tipi e si descrivono appunto anche secondo un diagramma in ampiezza e in frequenza, secondo l'intensità e la frequenza di vibrazione. Che noi percepiamo le vibrazioni e lo sappiamo, ci sono però gli animali, per esempio, che percepiscono molto meno di noi le vibrazioni. Prima di passare agli animali, vi spiego un attimino che cosa si intende per vibrazioni. Beh, innanzitutto, a parte le vibrazioni che sentiamo noi gli animali, le vibrazioni esistono in natura di per sé sempre. Perché sempre? Perché la natura in sé è composta da atomi, quindi da nuclei, elettroni, da molecole e via discorrendo, e questi, dal più piccolo al più grande, sono sempre in continua agitazione. Quindi sopra lo zero assoluto esiste un movimento degli atomi e delle molecole che genera appunto fenomeni di rotazione e di vibrazione in diverse frequenze, e quindi c'è questo fenomeno conosciuto anche come agitazione termica, cioè praticamente sopra lo zero assoluto tutta la materia, anche quella inerte, non vivente, ha comunque un'oscillazione. Noi oggi questa oscillazione possiamo misurarla, ma come vedrete potremo anche vederla, e questo è molto interessante. Dicevo, gli animali si sono dimostrati molto più sensibili dell'essere umano alle vibrazioni, tant'è vero, questo è uno studio appunto dell'Università di Pisa del 2009, ci si è accorti che ci sono alcuni animali, per esempio i pesci mi hanno molto colpito, che possono avvertire gli sciami sismici addirittura qualche settimana prima. Poi sono topi, pollini, polli, anche i cani e gatti, però a volte gli animali più domestici avvertono soltanto sciami sismici qualche minuto prima, ecco, oppure qualche ora prima. Comunque gli animali sono notevolmente più sensibili e molti animali sembra, da studi recenti, che abbiano anche utilizzato le vibrazioni come mezzo di comunicazione, per passarsi informazione. Per esempio nei termitai, quando c'è un aggressore esterno che subentra nel termitaio, le termiti si scambiano queste informazioni attraverso le vibrazioni. Chiaramente per noi era molto interessante poterle visualizzare, queste vibrazioni, per certi studi che avevo mente di fare. È nata una tecnologia, in realtà è nata nel 2001, però poi è stata sviluppata soltanto negli anni più recenti, e dal 2006 è in uso in parecchie strutture militari e aeroportuali del mondo, con una diffusione, diciamo, più capillare dal 2008, scusate, con la nascita di un progetto che poi vedremo, che si chiama FAST Project. Il progetto FAST sta per FAST, l'acronimo di Future Attribute Screening Technology. È una tecnologia che hanno messo in campo i militari americani, in collaborazione anche con i sovietici, per utilizzare tutta una serie di sensori, in particolare negli aeroporti, nelle zone aeroportuali, atti a monitorare, per esempio, il battito cardiaco delle persone, la loro voce, la loro temperatura e le loro vibrazioni.
tutti questi sistemi danno delle informazioni utili per la sicurezza, in quanto una persona che si presenta in aeroporto e che ha intenzioni diciamo non certo positive, come potrebbe essere quello di un terrorista che sta per compiere un atto efferato, ha delle vibrazioni sia del battito cardiaco, sia una sudorazione visibile in termografia, sia vibrazioni del corpo, anzi micro vibrazioni del corpo, completamente diverse da una persona tranquilla. Quindi le persone agitate in qualche modo si riescono a vedere con questi strumenti e quindi possono allertare la sicurezza, quindi queste persone vengono fermate, poi magari si può anche scoprire dei falsi positivi, no? Perché magari uno arriva, che ne so, un malato di Parkinson oppure c'ha un'altra patologia, insomma. Chiaramente per fare questi studi sono stati correlati, quella che vedete è una rappresentazione di questo sistema, che è una telecamera, in sostanza basso rumore, un po' particolare, e soprattutto il 95% è legato a un programma, a un software, quindi un programma di calcolo molto complesso e molto robusto, perché richiede molte risorse nel computer, che è in grado appunto di darvi questa rappresentazione che vedete in pseudo colori, che sono in relazione a frequenze di vibrazione. Chiaramente queste frequenze sono state calibrate, per esempio c'è l'Istituto di Biomedicina di San Diego che ha fatto uno studio su 100.000 soggetti, è uno studio comparato con l'elettroencefalografia, in modo da vedere quando la testa del soggetto, per esempio attraverso un elettroencefalografo, il soggetto era in condizioni cognitive normali, in beta oppure in vari stadi, come vedete dal grafico, alfa, teta e delta, che colori corrispondevano nella telecamera, in modo tale da poter tarare le singole frequenze che vedeva la telecamera con la EEG. Adesso sappiamo esattamente qual è questa calibrazione, per cui osservando una persona in base ai colori possiamo capire che c'è una certa corrispondenza abbastanza sicura con una EEG, quindi sarebbe una sorta di televideo encefalografia non a contatto. In genere le vibrazioni si misurano però con degli strumenti appositi che si chiamano accelerometri e si misurano proprio posizionando il sensore sulla struttura vibrante. E qui è stata fatta anche una correlazione tra la misura appunto di un accelerometro e le misurazioni relative a questa telecamera, come vedeva. Qui vedete le sovrapposizioni dei grafici e vedete che c'è un'alta corrispondenza dei picchi. In particolare vedete questi. Vediamo sia il grafico, la vibrazione con la telecamera e quella dell'accelerometro. L'algoritmo proprio reso all'essenziale di analisi della telecamera è questo. Che cosa consiste? Consiste in un sistema complesso di analisi di luminosità nel tempo. Perché se c'è una vibrazione, io un punto vedo che a un certo punto vibra, si sposta. Quindi questa è grosso modo in grande sintesi la tecnica. Come ho detto, di queste immagini viene elaborata una trasformata di Fourier, quindi un'analisi di frequenza, vengono calcolate tutte le varie frequenze di emissione dell'oggetto vibrante. Questo per esempio è un paragone tra un'immagine di un volto ripreso con questa tecnica vibrazionale, chiamiamola così, e un'immagine termica della stessa persona, dove abbiamo nell'immagine termica una scala di pseudocolori con le temperature, la per la più bassa e per la più alta, e l'immagine vibrazionale, come ho detto anche all'inizio, dal viola al rosso essenzialmente visualizziamo frequenze che corrispondono in questo caso da 0,1 Hz, quindi un decimo di Hz, fino a 10 Hz. Saltiamo questa parte, ecco, questo è un esempio pratico di quello che vi dicevo, appunto di una persona che per esempio è in condizioni diciamo normali, come quella che vedete a sinistra, e una persona invece che è agitata a destra, e dove presenta un'ampiezza e una distribuzione delle frequenze molto diversa. È utilizzato anche dai militari e anche dalla polizia scientifica di alcuni paesi, Corea, Unione Sovietica, e mi risulta che è stato utilizzato anche in America,
come sistema di lie detector. Chiaramente io non credo molto al discorso del lie detector come macchina della verità nell'attribuire il vero o il falso in modo secco, perché tutti gli strumenti utilizzati fino ad ora, dal poligrafo alle più recenti risonanze magnetiche, comunque hanno un grande margine di errore. Però credo che queste tecniche, questo per esempio loro dicono che hanno il 90% di accuratezza, queste tecniche se non altro possono non tanto essere utili per stabilire appunto il sì o no, ma se non altro dare un orientamento, una direzione, per esempio in fase investigativa, se una persona che abbiamo davanti ci sta raccontando sempre delle stupidaggini, sta sempre mentendo, piuttosto che no. Quindi cercare di valutare l'attendibilità, questo sicuramente può essere utile. Poi l'altra proposta che avevo fatto io in passato è quella di utilizzare un sistema multitask, cioè un sistema che comprende in realtà, non è il caso che ne parli, almeno 4 detector differenti, completamente diversi, che analizzano parti completamente diverse del corpo. In questo caso, se ogni strumento ha comunque un suo margine di errore, che potrebbe essere del 10, del 15, del 20%, non ha importanza, quando abbiamo 4 strumenti che lavorano assieme, tutti e 4 ci danno in output che la persona sta mentendo, per esempio, è molto probabile che sia azzeccata la diagnosi, in quanto l'errore comunque diminuisce utilizzando 4 strumenti diversi che analizzano cose diverse. E poi anche perché è più difficile per una persona che vuole mentire, una persona per esempio addestrata, riuscire a controllare simultaneamente e contemporaneamente nello stesso momento tutti i parametri psicofisiologici del proprio corpo, quindi la voce, la compostezza, il calore, la temperatura, il battito cardiaco, le vibrazioni. Per le vibrazioni poi in particolare, come in questo caso, si analizzano macro vibrazioni, che sono vibrazioni anche leggibili ad occhio nudo. Infatti c'è una scienza che è la psiconeurolinguistica, che appunto è famosa dai tempi di Paul Ekman, e quindi che studia il linguaggio del corpo, i movimenti, le smorfie facciali, proprio per attribuire dei significati del comportamento dell'uomo. Però questi sono macro movimenti che si possono leggere con l'occhio. Una persona addestrata può mascherare questi macro movimenti. I micro movimenti invece sono del tutto involontari e impercettibili all'occhio, in quanto soltanto questo tipo di telecamera riesce a visualizzarli. Qui vediamo per esempio un caso appunto di col video poligrafo di una persona che sta mentendo e che sulla destra cade tutta la sua frequenza di vibrazione. Quella che vedete non è un'aura come chiamano i mistici, insomma, ma è una sorta di FFT, cioè trasformata di Fourier radiale messa da ambe due le parti dell'oggetto vibrante. I colori, come ho detto, sono in relazione alla frequenza, mentre l'ampiezza, cioè la larghezza di quella banda che avete intorno alla testa, rappresenta l'intensità del segnale, l'ampiezza. Quanto più forte sono le vibrazioni. Questo è l'acronimo che dicevo prima, FAST Project, lo trovate anche su internet. Questo è un sistema appunto di come lavora un sistema aeroportuale, appunto dalle telecamere di sorveglianza. Andiamo un pochino avanti, di queste magari sono cose che mi interessano meno, però mi sembrava giusto farvi vedere da dove siamo partiti, insomma, da comunque uno strumento serio, uno strumento che tra l'altro in tempo reale vi dà una quarantina di parametri, quindi vediamo soltanto alcuni che sono quelli più essenziali, in realtà ce ne sono molti altri, ci danno per esempio la percentuale di aggressività, di stress della persona, di tensione, di ansia muscolare, se la persona è sospetta ci dà un senso di balance, sarebbe l'equilibrio della persona. Ci dà un valore che è definito, quindi è chiamato Sharm. Sharm sarebbe nient'altro che diciamo l'autostima della persona, quello che noi trasmettiamo agli altri, quindi il nostro magnetismo anche, se vogliamo. Il grado dell'energia, l'autocontrollo, se ci sono fattori inibitori e se ci sono fattori che influenzano il nostro sistema nervoso, tipo una nevrosia. Ora, che le vibrazioni influenzino l'essere umano l'abbiamo visto, ma lo sappiamo già anche da studi abbastanza noti, quelli più diciamo conosciuti dal pubblico, ce ne sono anche altri, sono quelli del dottor Masaru Emoto, un giapponese che ha fatto diversi studi sul comportamento della cristallizzazione dell'acqua a una certa temperatura, quando per esempio quest'acqua era sottoposta per esempio a delle vibrazioni sonore, acustiche,
per esempio con della musica armonica, come potrebbe essere la musica di Bach o di Mozart, i cristalli d'acqua si cristallizzano in un modo ordinato, che è bello da vedersi, quindi hanno una certa coerenza, mentre con della musica un po' più diversa, insomma meno armonica, come ad esempio l'heavy metal, si formano delle forme più bizzarre. Che l'acqua sia influenzata lo sapevamo, noi siamo composti d'altra parte per un buon 70% se non più di acqua, e quindi è ovvio, ovviamente anche noi possiamo essere influenzati da un suono e da una vibrazione. Per esempio, questo è un esperimento che ho fatto, vedrete degli altri, appunto influenzando un essere umano con inondandolo di onde sonore di un certo tipo, vediamo che dopo un po' il corpo umano ha delle risposte diverse, per cui se si rilassa o se è in uno stato diverso, produce una correlazione, una mappa in pseudocolori delle proprie vibrazioni differenti. Qui per esempio vediamo in alto due soggetti che stanno ascoltando delle heavy metal, vedete come sono le loro vibrazioni, sono abbastanza deboli e scoordinate, lo vediamo qua anche come tendono a chiudersi, mentre sotto stanno ascoltando, abbiamo provato anche con la musica classica, in questo caso l'esempio relativo dei tamburi sciamani, poco cambia, e si ha un fenomeno di amplificazione di questo accordo delle vibrazioni e una tendenza ad una colorazione monocromatica che tende al colore lilla, che corrisponde quindi a vibrazioni molto basse, di quiete, e qui siamo in uno stadio teta-delta. Quindi vedete che comunque il suono influenza molto la persona. In un caso particolare, questo mi si è presentato con diversi artisti, per la verità, in questo caso è un artista che suona uno strumento antico, però prima di farlo va in uno stato modificato di coscienza, che abbiamo misurato. E lui dice che non è lui a suonare, perché lui non suona, non è capace, ma è il suo spirito guida, secondo lui, che interviene e suona per lui. L'abbiamo osservato, misurato, questi sono alcuni frame presi da un video che ritengo interessanti. La cosa curiosa è questa. Siccome questo applicativo consente anche di ricavare diverse informazioni oltre che quelle caratteristiche percentuali, e cioè delle trasformate di Fourier e indicazioni dello spettro delle vibrazioni, noi abbiamo guardato lo spettro delle vibrazioni e il soggetto all'inizio aveva quella che vedete, questa gaussiana, che è il suo picco di vibrazione del corpo umano, più questa piccola coda che è l'oggetto che tiene in mano. Durante la sua performance è improvvisamente è comparso un secondo picco, quello che vedete qua a sinistra. Scusate che si mangia. Questo praticamente è il suo picco corporeo, questa possiamo dire la coda dello strumento, e questo altro picco di vibrazioni, come se, cioè per ottenere la stessa cosa, noi abbiamo provato, dovevamo mettere due persone una vicino all'altra. Mettendo due persone una a fianco all'altra, lo strumento ci mostra due gaussiane che sono relative ai due spettri delle due persone. In questo caso però era solo una persona, quindi l'altro spettro vibrazionale di chi è? Non faccio commenti, ovviamente è un dato che vi presento per quello che è, poi è chiaro che uno può pensare in modo diverso. Abbiamo fatto molti esperimenti, sto facendo anche gli esperimenti che inizieranno a febbraio in una clinica in Svizzera, con l'anno molto di moda la terapia con la voce, con i fonemi. Abbiamo visto proprio che molte persone appunto si fanno cantare addosso a delle persone che sono dei terapeuti, e questi canti producono effettivamente delle modificazioni del loro corpo, delle loro vibrazioni. Siamo in grado di misurare un valore anche, che è quello che vedete qua, che è un delta che ci dà chi ha fatto il programma ha pensato anche di fare questo tipo di calcolo. Non so quanto sia corretto, però loro dicono che più le vibrazioni sono coerenti e più sono stabili e meno variano nel tempo, e più indicano che la persona è stabile, e quindi il sistema uomo sarebbe più protetto da aggressioni esterne, e quindi anche l'indice di salute sarebbe migliore. Nel caso in cui invece il sistema è molto dinamico, quindi ha molte variazioni di frequenza o di ampiezza, il sistema è più aperto, quindi più variabile,
e quindi più aggredibile da fattori esterni. Quindi quando questo delta è basso, vuol dire che uno ha una salute migliore, o comunque una, diciamo, una robustezza, un sistema immunitario risponde in modo migliore, come in questo caso. Qui vedete la persona prima del canto, e questo 10 minuti dopo la terapia del canto, e da 21, sistema abbastanza dinamico, siamo passati a 9, un sistema più chiuso e quindi più protetto. Altra cosa curiosa che mi è capitato con questa signora, è un signore affetto da un fenomeno di ipoacusia, e quindi sta perdendo praticamente l'udito da entrambe le orecchie. Ci siamo accorti che le vibrazioni intorno al capo non sono anomale all'inizio. Vedete, qui mancano sulla testa, soprattutto all'altezza delle orecchie, sembrano mancare o rientrare. Durante la terapia del canto e anche dopo, fino a mezz'ora, perché oltre non ho potuto guardare, sono ricomparse tutte le vibrazioni in modo, direi, più omogeneo intorno anche alle orecchie. La persona è sempre rimasta col suo disturbo, non è cambiato niente a livello fisico, però a livello di vibrazioni qualcosa è cambiato, o almeno sembra essere cambiato. Anche durante un mantra, in questo caso la rappresentazione è in pixel per pixel, cioè i colori sono distribuiti esattamente su tutta l'immagine e non come prima, quindi non c'è più quella trasformata di fuori intorno al corpo sull'immagine normale, ma abbiamo tutta l'immagine trasformata nel dominio vibrazionale. Vediamo che l'insieme delle vibrazioni di queste persone produce uno spettro di frequenze molto allargato. Dopo un mantra, ascoltato un mantra, lo spettro diventa più discreto, cioè la curva si restringe, quindi le vibrazioni sono più coerenti. Più il sistema tende a uno, se per assurdo avessimo una sola riga di frequenza, avremmo il massimo della coerenza. Fenomeni di questo tipo li abbiamo osservati in diversi campi. A me interessa molto quello delle terapie in genere, e comunque degli scambi di energia tra un essere e un altro, in genere esseri viventi. Quindi abbiamo provato durante terapie con i maestri cinesi, che sono capaci di fare terapie di Qigong, terapie Shen, con alcuni medici dell'ASL, sia di Roma che in Emilia Romagna, dopo vedremo anche magari se c'è tempo un video. E abbiamo visto che queste persone effettivamente lavorando producono delle vibrazioni. Quello che mi ha colpito è che queste vibrazioni non rimangono confinate tra il soggetto, che potremmo definire il terapeuta, e il paziente, ma sono vibrazioni proprio che si espandono e vanno a interessare le strutture che stanno intorno ai soggetti. In questo caso, per esempio, lo sfondo bianco rappresenta, diciamo, la quasi assenza di vibrazione, lo zero dello strumento. Scusate, che come in questo caso, lo zero dello strumento è bianco, tutto il resto è una vibrazione. In questo caso il muro che vedete dietro, perché tra la persona sdraiata, qui c'è una persona sdraiata, e la mano del terapeuta, il muro dovrebbe essere bianco, dovrebbe essere assente da vibrazioni, come nell'immagine precedente, che dietro c'è uno sfondo bianco, vedete? Invece, quando c'è questa emissione di energia, questo scambio di energia tra terapeuta e paziente, assistiamo ad una esplosione, se vogliamo così, di colori, che va a investire tutto l'ambiente, impressionandolo, portandolo in risonanza, e a volte questa vibrazione, anche finita la terapia, perdura per alcuni minuti. In un caso è durata 20 minuti, cioè per 20 minuti abbiamo avuto i corpi, dove è stata fatta sia il tavolo che il muro, in continua vibrazione, anche se una vibrazione molto bassa. Questo è molto curioso. Qui vediamo un altro caso in cui, per esempio, un soggetto all'inizio in alto sta iniziando una terapia di Qigong, e in basso vedete un'amplificazione delle frequenze del terapeuta e anche un'armonizzazione delle frequenze. Questo è un maestro che col Qigong sta cercando di attivare un punto che si chiama Dantien, che è grosso modo vicino all'ombelico, con un esercizio, e vediamo che dopo l'attivazione c'è un'amplificazione delle sue vibrazioni e una tendenza anche qui sempre alla coerenza. Questo è un dato importante che ritorna spesso. Tutti i sistemi, cioè tutte queste pratiche, portano in genere a un'armonizzazione delle vibrazioni. Qui è un altro caso in cui c'è un soggetto in meditazione, e qui vedete che
praticamente anche il muro dietro, che in questo caso è rappresentato perché si può decidere di rappresentare lo sfondo non vibrante come bianco, come nero, in questo caso era stato scelto il nero, e però durante appunto questa pratica, anche oltre al suo volto, anche la parte dietro di lui si è impressionata come una pellicola. Questo è un medico di Roma, il dottor Patriarca, che lavora all'ASL, pratico di medicine olistica, alternative, e soprattutto è pratico nell'effettuare la meditazione. Mi ha fatto un esperimento, lui stava meditando, qui è veramente vigile, qui inizia la meditazione, vedete già comparire una colorazione, una vibrazione viola sul lato, viola vuol dire bassissima frequenza, delta, qui è in uno stato modificato molto profondo, vedete che c'è una colorazione quasi univoca nella banda teta delta, ma la cosa più impressionante è questa. Finita la meditazione, il dottore si è alzato, per almeno 5-6 minuti è rimasto un campo vibrazionale rappresentato da quelle due trasformate di Fourier radiali, che è rimasto lì. Fin dopo 5-6 minuti si è piano piano spento, come se fosse rimasta una sorta di residuo della persona, una sorta di radiazione vibrazionale residua. Questo è il caso dentro di un lama in meditazione davanti a una persona per cui sta facendo un atto, una sorta di benedizione, e praticamente in un determinato momento sembra, lui mi ha raccontato che ha sentito qualcosa uscire come se effettivamente ci fosse quasi una fuoriuscita dal corpo. Vedete che le vibrazioni risultano spostate dal corpo. Chiaramente quello che vi sto dicendo sono delle ipotesi interpretative, non è scienza questa, perché non c'è nulla di provato. Noi stiamo osservando dei fenomeni al quale stiamo cercando di dare un'interpretazione logica con quello che sta avvenendo in quel momento, ma non è detto che sia così, quindi non prendetele queste cose per certe assolute. Anche gli animali, che ho parlato oggi in comune a Bologna, emettono delle vibrazioni che quando pensiamo che siano tranquilli in un lato, non danno fastidio a nessuno, e abbiamo osservato decine di gatti in una canile gattaia di Bologna, oggi abbiamo parlato in comune con l'assessore, abbiamo osservato che alcuni animali per esempio possono essere disturbati o presentare dei disturbi comportamentali o fattori dovuti a delle inibizioni, se per esempio ci sono nell'ambiente degli altri suoi simili anche. In questo caso, vedete questo gatto, che è un gatto, una gatta si chiama Camilla, nel momento in cui era agitata, in cui aveva queste vibrazioni, e qui vediamo i dati, per esempio mi viene in mente la nevrosi era al 121%, perché c'era un altro gatto nelle vicinanze che gli dava fastidio. Quando l'altro gatto è andato via, dopo un po' l'animale si è calmato, ha rallentato, quindi ha abbassato l'ampiezza delle sue vibrazioni, ha aumentato anche la coerenza, e vedete il grado di nervosismo è passato da 121 a 58. Quindi sono piccole cose che noi oggi possiamo osservare in tempo reale, e sarà interessante, infatti ci sarà uno studio che faremo con l'Università di Bologna per cercare di capire meglio il comportamento animale, come anche da capire quello dell'uomo ovviamente. Altro caso curioso che vi presento con le cose che ho osservato in questa manifestazione che c'è stata a Torino con questi monaci tibetani monaci buddisti che portavano delle reliquie, delle sacre reliquie per 3 giorni in questo posto, hanno fatto diverse misurazioni, e una che mi ha colpito era questa: c'era su due tavoli c'erano dei gruppi di acque minerali messe lì per chi volesse comprarle perché aveva sete, e di fianco c'erano delle acque considerate, c'era scritto nel cartello, acqua benedetta, quindi acque in qualche modo trattate. L'acqua benedetta emetteva una vibrazione, seppur debole, che vedete lì nell'immagine, l'altra acqua no. E tutti gli esseri viventi hanno un loro campo vibrazionale, ma anche energetico, luminoso. Qualcuno lo chiama aura, qualcuno che preferiamo chiamarlo, io lo chiamerei il campo, molto stretto, però diciamo campo energetico, se vogliamo così, o energia di campo. Gli americani, già in un ospedale americano, lo chiamano HF, Human Energy Field,
anche i vegetali hanno un campo. C'è uno studioso, il dottor Marco Nieri, che ha studiato e ha rappresentato in un modo suo, lui è un profondo conoscitore della radiestesia, quindi dei sistemi radiestesici per trattare le vibrazioni degli oggetti, e lui ha disegnato su questa mappa quello che erano appunto più o meno il campo di energia di ogni albero, che ogni albero è differente. Abbiamo fatto degli esperimenti con questo sistema, abbiamo per esempio osservato il dottor Nieri prima di abbracciare un albero e dopo, mentre è appoggiato, come vedete nell'immagine, all'albero, e abbiamo osservato che il suo nervosismo drasticamente cala. Ma anche questo, mi sono detto, potrebbe essere anche un fatto normale, perché uno che sta abbracciato un albero si pone già in una condizione diversa di tranquillità, quindi potrebbe essere anche un effetto placebo. Ma adesso stiamo cercando anche di verificare, abbiamo già visto comunque che non è così, perché ad esempio questo in questo caso è un tiglio, abbiamo provato con un castagno, invece il castagno si ha l'effetto contrario. Il castagno abbiamo scoperto che ha un effetto energizzante, mentre il tiglio ha un effetto calmante sull'uomo. Io ho cercato anche di visualizzare questa energia, e lo sto cercando di visualizzare in un altro modo, attraverso appunto la fotografia. In questo caso si parla di una fotografia, quelle che immagini che vedrete non sono molto chiare, ma sono le prime che avevo fatto, sono immagini riprese in tre bande dello spettro elettromagnetico ultravioletto. Quindi sono immagini a colori, ma che in realtà sono tre immagini in tre bande ultraviolette, lontano, medio, vicino, montate insieme per formare questa sorta di tricromia. Questo è il tiglio che avete visto prima, con una persona che è distante 5 metri dal tiglio. Si presenta una radiazione intorno, come vedete, di colore bluastro, abbastanza diffusa. E in questa immagine invece il dottor Nieri si è avvicinato, pur non essendo visibile, alla parte destra, a circa 1,5 metri dall'albero. Vediamo che il campo, in qualche modo, il suo campo, la sua presenza, influisce sul campo blu dell'albero che si sposta e si abbassa. Qui vediamo il dottor Nieri vicino all'albero. Anche qui si modifica. Poi infine il dottor Nieri riabbraccia l'albero e vedete in ultravioletto c'è l'energia verde che potremmo definire il campo del dottore e soprattutto quella reazione blu che sembra esserci sia in basso che in alto, soprattutto collegarlo quindi con la testa. Magari con questo proiettore non si vede bene, qui sullo schermo si apprezza un pochino meglio. Queste sono altre prove che abbiamo fatto con, tipo dopo c'è una quantizzazione del proiettore, comunque altre rappresentazioni di quello che noi chiamiamo il campo energetico umano. Soprattutto spesso troviamo una forte corrispondenza, che troviamo in molte immagini, con una intensità molto forte, l'altezza del petto e soprattutto l'altezza della testa, come se ci fosse una sorta di aureola sulla testa di ogni persona. Questo mi fa pensare molto alle immagini iconografiche dei santi o delle persone ritenute carismatiche, e mi fa pensare, chiaramente è un discorso fantasioso che faccio io, che magari qualcuno che ha la capacità, perché c'è qualcuno che ha la capacità di vedere la cosiddetta aura anche ad occhio nudo, possa aver visto o scorto in queste persone una luce leggermente diversa, magari intorno alla testa, e quindi quella rappresentazione iconografica dell'aureola dei santi o di certe persone carismatiche potrebbe venire anche da una visione umana di qualcuno. Altro esperimento che è molto curioso, questo è un pomodoro normale, come si presenta, perché come ripeto ogni oggetto ha le sue vibrazioni. Un pomodoro normale, poi lo stesso pomodoro è stato trattato con una preghiera per 20 minuti. Guardate la differenza, l'ampiezza delle vibrazioni. Ogni cosa ha una sua vibrazione, queste sono due pastiglie che hanno fatto in casa io molto. Due pastiglie esattamente uguali dall'aspetto bianche, una è un aspirina, l'altra è un altro tipo di farmaco, ma comunque a parte la forma esterna, la composizione ad occhio era proprio esattamente uguale, eppure ogni cosa ha delle righe spettrali differenti, proprio perché ha una composizione atomica diversa. Quindi questo vale anche per i minerali, anche per i minerali abbiamo, cioè, qui non vi sto a vedere, avrei un video dove vedete che c'è proprio una pulsazione
di questa energia, per me lo c'è tempo, lo vedremo. Abbiamo scoperto tante cose, abbiamo scoperto anche questo strumento che in zone cosiddette perturbate, questo è uno studio che riguarda la geobiologia, anche le persone che sostano sopra queste zone producono delle vibrazioni diverse, quindi producono uno stato di agitazione, che in questo caso è rappresentato dal colore rosso rispetto all'altra immagine raccolta in una zona neutra. Qui vediamo anche qui un caso specifico di una persona appunto in una zona geopatica. Andiamo oltre, parliamo anche di extra, perché voi siete chiaramente siete molto attirati da quello che è l'argomento appunto, vedo, che riguarda appunto manifestazioni che potrebbero avere dei correlati con il trascendente. Mi sono accorto in diverse circostanze che in mezzo al rumore di fondo, perché ogni ambiente se noi lo osserviamo ha delle vibrazioni, vibrazioni che sono in continuo movimento, ogni tanto si producono delle forme che il nostro occhio riconosce a ragione o a torto, cioè quindi potrebbe essere anche un'illusione ottica, un effetto pareidolico, riconosce in queste forme che si creano, questi addensamenti di vibrazione, quindi frequenze diverse, delle strutture che assomigliano a delle figure antropomorfe, cioè degli esseri umani o degli animali. In questo caso qualcuno riconosce una sorta di persona, non so se la vedete, una sorta di silhouette intorno a questa immagine. Potrebbe essere un effetto ottico? Dico sì, potrebbe essere anche un effetto ottico. Mi è capitato in un altro caso, in un contesto, di osservare quello che vedete al volto, una specie di quello che vedete al centro, una variazione di vibrazioni che sembra strutturarsi in un volto, ma anche in questo caso, che rappresenta un medium, io sono abbastanza scettico, e per cui dico sì, potrebbe essere, il mio occhio lo vedono gli occhi degli altri, però potrebbe essere anche sempre un effetto casuale. Anche questo è un altro caso, la presenza dei medium, in cui dicevano che nella stanza era presente un bambino, che tutti sapevano che era, insomma, un vicino aveva perso un bambino da poco, e nessuno però chiaramente, non c'erano bambini in quella stanza, effettivamente si produce una vibrazione che prende una forma bassa, che potrebbe sembrare un bambino. Anche in questo caso non l'ho presa sul serio. L'unico caso che ho preso sul serio, lo vedremo tra un attimo, perché inserisco anche questa immagine che è relativa ad alcune esperienze che sto facendo con dei soggetti abituati a fare delle esperienze di ODE, sarebbero out body experience, cioè fuoriuscita dal corpo. E abbiamo tre casi interessanti, qui ce ne sono forse due, non forse c'è anche un terzo, in cui alcune persone, in questo stato modificato, che dicono di uscire dal corpo, effettivamente qui si vede appena appena, ma se guardate questa, qui si vede esattamente il doppio di questa persona. Non so se lo vedete. Lo vedete? E questo mi ha sinceramente sconvolto. Stiamo facendo, abbiamo appena iniziato in realtà, anche se c'è uscito un articolo che è una promessa di uno studio a livello universitario con l'Università di Padova, il professor Patrizio Tresoldi. Stiamo facendo uno studio proprio in relazione alle esperienze di out-body experience. Sì. Di tanto interviene qualche forza. Vi state annoiando? No. Andiamo a parlare un po' lento, magari non vado. Come vedete ci sono tante cose che si possono osservare in questo nuovo modo di osservare la realtà, diciamo, in modo diverso. Come ho detto, dovete abituare il vostro cervello a non ragionare come si ragiona per osservare il mondo luminoso, perché quello che vedete non è il comportamento della luce, ma è un comportamento vibrazionale, appunto, differente. Questa è un'altra persona che si era appena svegliata da questo esperimento, un po' perplessa, e che è ancora in campo vibrazionale. In questo caso avevamo lasciato l'immagine visibile, mi sono trasformato nel foyer leggermente esterno. Un soggetto che va in uno stato molto modificato, che dice di essere un medium,
trasforma radicalmente le sue vibrazioni da uno stadio emozionale, possiamo dire che è a sinistra, a uno stadio, come vedete, tutto in delta. Possiamo anche misurare quello che è il movimento nel tempo delle vibrazioni di questo soggetto, in questo grafico, dove vedete il piano materiale dell'energia che è rappresentato in quel grafico a destra in basso, che è l'energia espressa in kilocalorie al minuto, e quello che è il suo percorso energetico fino a raggiungere il picco in alto, che sarebbe l'attivazione delle funzioni psi, quindi il mondo spirituale, se vogliamo, lo stato profondo di modificato di coscienza. E contestualmente possiamo osservare come il soggetto, quando va in questo stato, cambia proprio le vibrazioni, quelle che vedete con la freccia sono appunto quelle relative allo stato modificato. Ecco, questo è un altro caso di un extra che invece mi ha lasciato molte perplessità, perché se quelle che avete visto prima potrebbero essere anche degli effetti casuali, io qui inizio a vederci molti connotati troppo precisi, l'immagine è anche più intensa, più pulita. Fatto osservare questa fotografia al soggetto, che è quello centrale, il soggetto, io l'ho fatta vedere, ma guarda, è venuta fuori questa immagine, non so cosa possa essere, ha riconosciuto senza ombra di dubbio, mi ricordo ancora che mi disse, ma questa è la mia amica che è morta 2 mesi fa. Sì, sì, questa è la mia amica, si chiamava Susi Vallitutti, era una medium, la conoscevo, io avevo sentito parlare di lei, ma non, sinceramente non la conoscevo. Abbiamo fatto vedere ad un'altra persona che conosceva questa medium, anche lei era convinta, insomma sono andato a cercare anche una fotografia di questa medium, che è questa qua, che vedete, questa signora qua. Ora io non posso dire che corrisponda e che sia questa medium, però sicuramente posso dire che quello che si è manifestato non è un effetto pareidolico, ma è proprio una vibrazione che ha diversi particolari che ricordano molto, quindi diciamo un po' più precisa delle altre che avete visto. E questo mi ha molto colpito, se è possibile vedere queste cose. In un altro caso che mi è capitato, una signora che ha perso una figlia, anche in questo caso lei va in uno stato modificato e tutte le pareti dietro, rispetto alle immagini iniziali che vedete negli angoli, in cui la parete è nera perché non c'è vibrazione, quando lei va in uno stato emozionale, tutto si colora, il suo corpo, ma anche la parete che sta dietro, e dietro di lei si forma anche una sorta di disegno che può anche ricordare una testa, secondo lei avrebbe riconosciuto, insomma, sua figlia. Qui vado alla conclusione. Ci possono essere delle applicazioni anche in campo ufologico, mi sono chiesto? Io ho provato, non sono un esperto in questo campo, ho provato per gioco molte volte a fare delle ricerche. Poi chiaramente sono stato coinvolto di recente in un caso, e qui non vi anticiperò più di tanto perché ne parlerò magari in una puntata del mistero, un caso che mi è stato segnalato da un amico maresciallo della stazione dei Carabinieri, che conosco per altri motivi professionali, e quindi mi ha invitato poi a osservare questo materiale. Lui abita in provincia di Sondrio e in questa zona da credo tra almeno 3 anni, però qui abbiamo trovato tracce anche più vecchie nel passato, insomma 3 anni, gli ultimi 3 anni ci sono stati molti avvistamenti. Ora, io ho visto molte immagini, non sono in grado di valutare, molte mi sembrano dei falsi, altre sembrano dei veri, ci sono state molte denunce, la stampa se ne è occupata, alla fine insomma io ho visto però le fotografie che ha fatto lui, del quale ho una profonda stima e fiducia, le ha fatte vedere anche in pubblico in qualche piccolo convegno, quindi esporsi così come comandante dei Carabinieri, insomma, e mi sembrano tutte immagini genuine e apparentemente non ci sono artefatti, e presentano cose molto interessanti. Io comunque ho provato, quando sono andato su a trovarlo, a fare anche qualche esperimento, e in campo ufologico ho osservato una cosa molto particolare. Eravamo in una zona a 2300 metri, un punto caldo che è definito così, si chiama Pizzoscalino, in Valtellina proprio, dove lì ci sono state viste molte apparizioni di oggetti volanti, fotografati, alcuni hanno visto anche degli esseri, ho intervistato una signora, ci sono molte fotografie, alcune mi sembrano, ripeto, dei falsi, altre magari non saprei dire, potrebbero essere anche vere. Comunque di testimonianze ce ne sono parecchie, e tutte in particolare relative ad una zona dove sono stati visti anche sparire improvvisamente questi esseri, che è quel masso che vedete in alto a sinistra.
In quel basso quindi abbiamo concentrato molto le nostre osservazioni, quella è una telecamera infrarossa che riprendeva dal rifugio che c'è in questo posto, quel basso, e la cosa che ci siamo più sbalorditi è che ogni tanto vedevamo passare delle luci che però nell'immagine infrarossa e quella visibile non si potevano osservare, cioè non c'era nulla che variava in questa immagine. Questa, nell'immagine vibrazionale invece, noi osservavamo delle luci passare velocemente e spesso erano due o tre palle come queste, degli oggetti un po' sferici che non si potevano osservare, questa è l'immagine di riferimento, in infrarosso, ma che lasciavano una traccia di vibrazione molto bassa. La stanza del rifugio invece, prendendo un'altra area che comunque sempre lì, questa è la fotografia infrarossa del cielo, di giorno, di giorno, non c'era nulla nel cielo, e qui si vede questa vibrazione che tra l'altro colpisce, ogni tanto arrivavano come dei flash che illuminavano le montagne, parte del cielo, questa invece la parte, la struttura interna del rifugio, ma soprattutto sono comparse delle cose tonde, ma anche delle cose di questo genere, cioè delle tracce che lasciano intravedere una struttura che si presenta quasi come, non saprei, tu Paolo magari potresti prendere spunto da questa cosa. Quindi io non so se questa è una tecnica che potrebbe essere utilizzata, però penso di sì, anche perché abbiamo dell'altro materiale, adesso al momento non voglio parlare perché finché non siamo certi di quello che stiamo osservando è inutile andare a fare tanto chiasso, perché non possiamo dire questi sono fenomeni ufologici. Sono delle anomalie che abbiamo visto e non sappiamo dare una spiegazione razionale, quindi questo è un po' la sintesi. Comunque sono andato là pensando che non ci fosse nessuno, invece c'era pieno di giornalisti, hanno fatto pure un articolo, La Valle dei Misteri. Abbiamo raccolto dati inspiegabili perché a parte queste immagini la cosa più importante è un'altra, nel quale c'è un parallelismo con quanto accade nell'area dei Balcani. Ho conosciuto di recente un professore, si chiama De Bertolis, che stava studiando le piramidi in commissione in Serbia, e mi ha raccontato in modo confidenziale che oltre a registrare dei suoni in bassa frequenza hanno registrato con un particolare microfono della Patterson, che registrano gli ultrasuoni, dei segnali periodici, ma anche secondo loro dei tentativi di comunicazione, cioè una sorta di modulazione ultrasonica non udibile per il nostro orecchio, provenire da alcune rocce, da alcune di queste piramidi. Me le ha fatte sentire e sono del tutto uguali ad una registrazione che ho effettuato proprio in quel masso che avete visto, dove noi siamo andati con un microfono ultrasuoni che io ho della Patterson, e per una mezz'oretta c'erano dei suoni impulsati molto strani, sembravano quasi dei sibili come quelli, ricordate, le telescriventi, quei suoni strani, e poi ogni tanto c'era una pulsazione periodica, e a un certo punto c'è stato un segnale che ascoltato sembra una modulazione, come un tentativo di parlare, una voce che non si capisce proprio nulla di questa voce, sembra quasi quella che si è sentita una volta in un film, mi ricordo cos'è, la Predator, una voce molto robotica, molto strana. Infatti sto aspettando che mi mandi per email un frammento di quelle che hanno registrato loro in Serbia per poterle comparare e vedere se c'è una qualche correlazione con i dati. Quindi delle cose le abbiamo registrate, insomma. Qui concludo perché sono veramente alla fine, poi lascio la parola a Paolo sperando di avervi dato degli spunti in qualche modo incoraggianti, che ho notato un'altra cosa buffa. Se noi mettiamo delle fotografie sul tavolo, a parte che l'oggetto riconosce la forma, e se l'oggetto vibra troveremo delle vibrazioni a volte radiali, ma per il resto, se io trasformo l'immagine in pixel vibrazionali, ho un'immagine monocromatica, non ho nessuna vibrazione sulla fotografia. Su certe immagini sacre come queste invece sembra provenire una vibrazione non dall'esterno della forma dell'oggetto, ma dall'interno. Anche questa è una cosa molto particolare. Per concludere veramente la mia presentazione, vi faccio vedere quello che vi ho preannunciato
e cioè quello che riguarda l'esperimento che abbiamo fatto. Magari il video ve lo posso anche far vedere, ne faccio vedere casomai, sì, il video è un po' più coinvolgente. Tanto ho ancora qualche minuto, vero? Allora, vi faccio vedere questo qua. Questo è il video effettuato durante una sperimentazione ufficiale con l'ASL Emilia Romagna a Bologna. Anzi, vi faccio vedere prima questo. È importante che magari chi non conosce queste cose, molto velocemente, vi faccio vedere. Questa è la presentazione che ha fatto il professore Pagliaro, che è appunto un direttore della facoltà di psicologia clinica ospedaliera dell'ASL di Bologna, del dipartimento oncologico, dove stanno facendo forse per la prima volta in Italia in maniera ufficiale come ASL, stanno studiando appunto le terapie compassionevoli applicate dai malati terminali. Stanno studiando appunto a vista clinico medico e io sono riuscito a inserirmi per cercare di documentare se durante queste terapie si potevano osservare delle variazioni di campo. Io ho fatto questa presentazione prima a Cosenza e poi di recente, poi qualche giorno fa, a Bologna, a diversi medici, c'erano presenti anche il professor Del Giudice e Montagnier, che è un premio Nobel. Questa è la sua presentazione, per arrivare a vedere a quelli che sono quello che abbiamo tirato fuori noi, insomma. Qui si parla della nostra tecnologia e soprattutto ci vengono queste immagini. Questa è l'immagine ripresa in ultravioletto del professore mentre fa la meditazione, ma soprattutto vorrei andare a farvi vedere questa. Queste sono le immagini, poi le vedremo anche nel film, perché sono molto interessanti, delle vibrazioni mentre lui fa la terapia, e vedete che a un certo punto c'è una modificazione del campo, una tendenza alla coerenza ancora una volta. E poi guardate, perché questo fenomeno è straordinario, c'è una sorta di esplosione. Il campo si apre e rimane modificato fino alla fine, poi ritorna compatto. In questo anche il filmato, che forse vi dà un'idea dinamica un po' diversa. E con questo veramente concluso, lascio la parola a Paolo. Però quello che vorrei dire è questo, non cerchiamo di rovinare tutto questo con su cosa sia, cosa non sia questi fenomeni, ancora non lo sappiamo. Però diciamo che siamo in grado di vederli ora, di vederli, di raccogliere questi dati in modo certo e sicuro. E questa è la cosa più importante, raccogliere questi dati in modo certo e futuro e che possibilmente siano ripetibili. Su come interpretarli io andrei molto cauto, perché d'altra parte, se voi pensate, la scienza sa usare, in un esempio, molto bene la forza di gravità, conosce bene i principi perché la sa applicare molto bene, però su cosa sia la forza di gravità gli scienziati sono almeno più di 300 anni che si dibattono. Quindi non vuol dire che non sapere che cosa, che non avere una formula, espressione matematica, non avere una chiarificazione su cosa siano o non siano questi fenomeni, non vuol dire che non esistono. Purtroppo c'è chi dice che ancora questi fenomeni non esistono, noi invece diciamo no, non è vero, esistono, lo sanno anche molti, lo sanno chiaramente i militari, perché lo usano già da tempo, lo studiano molto l'università e quindi cerchiamo di raccogliere sempre di più queste informazioni in modo che con il tempo si possa anche capire meglio. Sicuramente questi fenomeni esistono perché c'è l'uomo che osserva e l'uomo è direttamente responsabile di questi fenomeni, perché l'uomo è inserito in un continuum che io chiamo continuum fenomenico. L'uomo, altri esseri viventi, l'ambiente, fanno parte di un unico sistema che può interagire in modo reciproco. Ecco, qui vediamo tutta la frase, vado verso la fine, dove vedete poi che il professore finisce la terapia e vedete che il campo ritorna normale.